Buongiorno cari lettori e care lettrici di allaround.net. Bene, allora, dopo la pausa estiva, che non è ancora finita, ci siamo presi un buon periodo di pit stop, se voi mi consentite il termine. Sempre il direttore di allaround.net è appunto Fabrizio Noto, e che oggi vi porta una vera sorpresa, io credo, cioè, o meglio, è sicuramente una persona non conosciutissima per quanto riguarda gli addetti ai lavori di oggi, ma ce lo racconterà lui dalla sua viva voce. Prima di tutto, buon pomeriggio Andrea Lucchi, ciao. Buon pomeriggio Fabrizio, un saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori. E grazie per il tempo che ci stai dedicando. Bene, chi è Andrea Lucchi? Allora, ribadisco, per la gente che oggi si occupa di pallacanestro, forse il nome non potrebbe dire poco, ma in passato Andrea Lucchi ha un trascorso di 14 anni di dirigenza nella pallacanestro. Ecco, Gianandrea, puoi gentilmente, dall'alto della tua esperienza, fare un mini riassunto delle tue competenze e dei galloni che hai sulla tua giacca? Allora, ti ringrazio per i galloni, ma allora, come hai detto giustamente tu, il mio excursus con la pallacanestro è abbastanza lungo. In realtà inizio come tuo collega, perché ho fatto un po' di giornalismo all'inizio, quindi ho fatto radio, televisione, e sono stato corrispondente Superbasket della Gazzetta da metà anni 80 a metà anni 90, quando nella mia città c'è stato il boom del basket, della pallacanestro. Sotto la spinta, diciamo, dei gemelli del canestro, Nicolai e Boni, che ci Sì. condussero a una trionfale cavalcata dalla Serie B, dalle serie minori fino alla Serie A1. Poi Andrea Nicolai venne a Roma, appunto al Messaggero, e lì, vabbè, una storia lunga che insomma molti conosceranno, ma non è oggetto di questa discussione. No, no, io ero presente, però Esatto. ovviamente da spettatore in quel Sì, periodo. sì, sì, sì. Nel 1995 invece inizia la mia carriera dirigenziale con il primo incarico qui a Montecatini di direttore sportivo, chiamato dall'allora presidente Vito Panati, che è stato un po' l'uomo che ha dato questa accelerazione, che ha consentito a Montecatini, insieme ad altri, di vivere questo ventennio, questo 20 anni buoni tra Serie A1 e Serie A2, e chiamato anche da un grande maestro che purtroppo non c'è più, che è Gianfranco Benvenuti, che da allenatore di Montecatini era tornato poi quell'anno a fare il direttore tecnico, e quindi lui cercava diciamo, un collega di scrivania giovane da lanciare, e lui ebbe questa intuizione e questa anche generosità, appunto, di mettermi alla prova. E per me fu un anno bellissimo con Fabrizio Frates, capo allenatore, perché insomma vivere la prima stagione dirigente accanto a due maestri di questo livello, anche se ovviamente di due generazioni molto diverse, fu veramente insomma, voglio dire, un battesimo di fuoco e una bellissima esperienza. Poi ho fatto 6 anni a Montecatini, vivendo quindi anche gli anni d'oro della SNAI con la promozione in Serie A, con una squadra che, diciamo, l'ultimo anno di SNAI arrivò al quinto posto in stagione regolare. Avevamo Scarone, playmaker titolare, German Sambucaro. Scarone, sì, Marco Sambucaro, certo. Sambugaro e Nicolai come esterni di riferimento, avevamo Regis Slater, avevamo sotto canestro Roberto Chiacci e un altro romano, Max Monti, Max Monti, e sì. un giovane Vanuzzo, La Bella, insomma, una bella squadra. Poi però purtroppo la SNAI, insomma, ci furono dei problemi, insomma, ora sarebbe troppo lungo andare a descrivere. Abbiamo fatto ancora un altro anno con Guizzetti, presidente, in A1, con la bella scoperta di Maceo Baston, che poi avrebbe fatto tanti anni da protagonista in Europa, vincendo anche due Euroleghe con il Con Maccabi. Maccabi, certo, sì, mi ricordo E bene. dopo 6 anni di Montecatini, così mi metto alla prova, vado in Sicilia e raccolgo l'invito di Messina e di Giovanni Perdichizzi in un'avventura teoricamente molto complicata, molto complessa, ma anche praticamente all'inizio abbastanza complessa, con Barcellona Pozzo di Gotto che si trasferiva appunto a Messina, una piazza che aveva avuto buone tradizioni di basket, ma negli anni 60-70 c'era proprio un buco di 30 anni. E noi iniziamo, mi ricordo perfettamente, la prima partita contro Borgo Manero con 274 spettatori. Però Sì. attraverso 2 anni veramente di grandi investimenti, anche di scelte azzeccate, riusciamo a portare Messina alla finalissima per andare in A1 contro la Teramo di Mario Boni, di Franco Gramenzi, di Nando La Bella, e
Ryan Hoover, eccetera, eccetera, la perdiamo in gara 5, però Messina, per il fallimento della Virtus, viene iscritta alla Serie A1. Quindi questi 2 anni di Messina partono con 274 spettatori, si chiudono con 5.300-5.400 spettatori in un Pala San Filippo letteralmente impazzito di gioia. E poi tra l'altro, scusami Andrea se io ti interrompo, io da Catanzarese ricordo di aver incontrato, quando giocavo a basket, stiamo parlando della fine degli anni 70, primi anni 80, ricordo il calore perché gli scontri interzonali erano con l'area di Reggio e Messina, quindi so benissimo che appunto a Messina c'era una competenza, c'era una passione per la pallacanestro estremamente forte. Esatto. Non dimentichiamoci che un grande della pallacanestro italiana, Vittorio Tracuzzi, era nato proprio lì, e poi anche Enrico Vinci, che è stato presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per tanti anni, era un messinese puro sangue. Quindi insomma c'erano dei semi importanti, però c'era ovviamente una situazione da riallacciare con questo buco generazionale molto forte, che insomma all'inizio ci ha creato qualche grattacapo, qualche problema. E dopo i 2 anni di Messina chiama la Scavolini Pesaro, quindi vado lì e ingaggiamo il povero Alfonso Ford con Phil Melillo capo allenatore. Anche lì facciamo una grande stagione, perché a gennaio siamo primi in classifica. Mi ricordo lo scontro diretto con il Monte Paschi Siena, 9.200 spettatori all'astronave di Viale dei Partigiani, non di Viale dei Partigiani, all'astronave del BPA Palace si chiamava, Viale dei Partigiani ovviamente il vecchio palazzo. Esatto, sì. Poi insomma abbiamo un po' di calo nel finale, però facciamo la finale di Coppa Italia con la coppia Alfonso Ford e Sasha Georgievich in campo, ovviamente a fare un po' così da primi attori, ma comunque una squadra solida. E ci qualifichiamo all'Eurolega. Poi l'estate abbiamo questa immensa disgrazia di Alfonso, che rimane nella mia memoria come, diciamo, da un lato il giocatore al quale ho voluto più bene, non per fare delle graduatorie o per dire che altri non sono rimasti nel mio cuore, però Alfonso venne, era consapevole di avere questa patologia che da un momento all'altro poteva sfociare in qualcosa di più grave, però fece una stagione veramente ad altissimo livello, giocando sempre con il cuore. Mi ricordo il playoff con la Pompea Napoli di Andrea Mazzon, quando aveva avuto uno strappo al quadricipite, volle giocare lo stesso e nei quarti di finale fu decisivo con una rimonta incredibile in una partita che eravamo sotto di una quindicina. Lui praticamente da solo, se guardate su YouTube c'è ancora il filmato dove tipo 15-20 punti da solo e ci porta alla vittoria. Vittoria decisiva per strappare il biglietto e riportare la Scavolini in Coppa dei Campioni, come a me piace dire. Col vecchio sistema che c'era all'epoca, sì, certo. Esatto, era assente da molti anni. Poi il secondo anno ovviamente iniziamo con questa immane disgrazia che ci condiziona tantissimo anche da un punto di vista umano, ovviamente, soprattutto da un punto di vista umano. Troviamo un sostituto degnissimo di Alfonso in Charles Smith, che vincerà la classifica dei capocannonieri dell'Eurolega. The Spider. In campionato stentiamo, però in Eurolega ci troviamo da soddisfazione. Arriviamo ai quarti di finale con il Maccabi di Maceo Baston e perdiamo solo da loro, quindi sfiorando quasi la Final Four. Loro che erano campioni in carica e che avrebbero rivinto l'Eurolega pochi mesi dopo. Quindi dopo 2 anni di Pesaro poi c'è una piccola pausa e poi rispondo alla chiamata di Scafati, del patron Nello Longobardi, e quindi una grande sfida anche lì, in un posto dove ovviamente volevano andare in A1 da diversi anni. Arrivo io con una squadra già fortissima, riesco a convincere Lucas Victoriano, che era nelle rotazioni del Real Madrid ma non stava giocando, a venire, e insieme a Giorgio Valli lavoriamo duramente con una squadra fortissima. Mi ricordo il quintetto era Victoriano, Wilson, Flamini o Lowers, e poi avevamo Joel Salvi e Harold Jamison, per dire. Era una squadra straordinaria, è vero. Dalla panchina avevamo Stanic, avevamo Grappasoni, avevamo poi anche Gurgurovic era arrivato. Insomma, una squadra fortissima. Assolutamente. Quindi vinciamo sia il campionato che la Coppa Italia, quindi un'immensa soddisfazione. Poi l'anno dopo vado a Sassari, dove mi chiama la famiglia Mele come praticamente forse primo general manager esterno, perché poi tanti anni dell'avvocato Milia
erano sempre stati caratterizzati da una gestione familiare. E lì a Sassari ho trovato una realtà interessantissima, ai primi passi di questo processo che poi avrebbe portato la società ad essere ancora oggi una delle realtà più importanti del panorama nazionale. E con il presidente Luciano Mele e suo figlio Pinuccio abbiamo gettato le prime basi, portando, per dire, a Sassari Manuel Vanuzzo e Jack De Vecchi, che poi per tanti anni sono stati le bandiere delle quali. Le bandiere e anche un po' la base, diciamo così, dello spogliatoio e anche tecnica della squadra. E dove dopo ovviamente altri personaggi hanno fatto grandi cose, a partire da Meo Sacchetti, che ovviamente ha lasciato un'impronta nella storia della Dinamo. E dopo la Dinamo la chiamata della Virtus Bologna di Claudio Sabatini, dove ho fatto gli ultimi 2 anni da general manager, e il primo anno con Stefano Pillastrino, una squadra giovanissima, quindi un sacco di problemi, ma il secondo anno, prima con Renato Pasquali, poi con Matteo Boniscioli, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia, perdendola con la Siena di Eze, Stonrook, Thornton, fuori classe dell'epoca, perdendo di un punto in casa e vincendo però l'Euro Challenge, che per molti anni è stato l'ultimo trofeo italiano. Che peraltro, scusami Andrea, se non vado errato, era la Coppa Italia che voi avevate, scusami, organizzato in casa, quindi sì, infatti, guarda, le tue competenze. Esatto. Il mio più grande rimpianto: ho fatto 2 promozioni dalla 2 alla 1, una a Montecatini e una a Scafati. Ho vinto una Coppa Italia del 2, ho vinto 2 titoli giovanili, uno a Pesaro e uno a Virtus Bologna. Ecco, questo grande rimpianto è stato proprio la Coppa Italia assoluta, dove ho fatto 3 Final 8 e ho perso 3 volte la finale. Una volta con la Scavolini, con la Benetton di Ettore Messina, Taio Sebney, Nicola, Pitti, Scarbacosa, Marconato e compagnia cantante. Qualche giocatorino, diciamo. Esatto. Una squadra per la realtà di oggi quasi spaziale, voglio dire. Esattamente. E con la Virtus 2 anni di Final 8, 2 finali, la prima persa con l'Avellino di Matteo Boniscioli, che poi sarebbe venuto da noi l'anno dopo. Sì, sì. Trascinata dal Folletto, dal playmakerino, ora c'ho una... da Marcus Green. Bravissimo, da Marcus Green. E l'anno dopo la Final 8, appunto, con Renato Pasquali, persa con Siena. Quindi ho avuto, cioè, questo rammarico di aver fatto 3 Final 8, 3 volte la finale, ma non aver mai alzato il trofeo. Questo... Andrea, quindi, come tu ci hai raccontato in questa fantastica, direi, carrellata di quello che è stato, se oggi tu dovessi fare un paragone, adesso ti faccio una domanda un po' brutale, cioè tu eri uno dei manager più competenti, mi permetto di dire, in quel periodo, e credo che anche poi oggettivamente con quello che tu ci hai raccontato e con le esperienze che tu hai vissuto, cosa è successo in questi anni? Poi tu hai preferito fare delle nuove esperienze, stai facendo delle nuove esperienze professionali estremamente gratificanti, hai anche dato la stura ai campionati mondiali di ciclismo su strada, quindi non ti sei solo fermato al mondo della pallacanestro, ma rimanendo in ambito del basket, perché All Around si occupa di questo, o quantomeno noi ci proviamo, che cosa è cambiato, tu credi, da quel periodo in cui noi eravamo sul tetto, non dico del mondo, ma praticamente sì, in linea di massima? Cosa c'ha, in breve, cosa pensi che non sia andato per il verso giusto, perché adesso ci troviamo a 15 anni di distanza ad arrancare in maniera spaventosa, siamo onesti? Che cosa pensi che sia mancato? Che cosa è venuto meno? Allora, in realtà io sono uscito dalla pallacanestro 10 anni fa esatti, perché l'anno della Virtus dell'Euro Challenge era il 2008-2009. Sì, giusto. Se però, ecco, io faccio un esempio, no? I 14 anni dove io sono stato attivo come general manager, la nazionale italiana ha vinto gli oro agli europei di Parigi nel 99, ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, ha fatto le Olimpiadi di Sydney nel 2000. Nel 2000, sì. Quindi sono 3 cose che, se le paragoni alla realtà di oggi, sembrano robe quasi da marziani, no? Perché, cioè, abbiamo vinto una medaglia d'oro agli europei, una medaglia d'argento alle Olimpiadi e abbiamo fatto un'altra Olimpiade, cosa che ora sembra diventata una specie di tabù, no?
Quindi, allora, secondo me le motivazioni sono molte, non sono ovviamente esauribili in 5 minuti. No, assolutamente, ma Io tu credo che chiedimi. da un lato c'è un po' un sistema sport italiano che ha creato una forbice sempre più, diciamo, divaricata tra re, calcio e gli altri sport. Un po' c'è l'economia dell'Italia che in questi ultimi anni ha sofferto molto. Quindi tante aziende che guadagnano poco o guadagnano niente, e quindi un po' sul discorso delle sponsorizzazioni, che sono sempre state un po' il cuore, no? Il motore dei movimenti sportivi tipo quello della pallacanestro, lì stiamo soffrendo molto. Poi direi anche un po' una serie di, passami il termine, anche personaggi delle proprietà che c'erano in quegli anni, che piano piano, per varie ragioni, si sono allontanati e che all'epoca, mi ricordo, rappresentavano però una grandissima piattaforma, una base sicura e solida, Certo. indipendentemente dalle vittorie o dal livello degli investimenti, perché tutte le squadre, chi più chi meno, hanno avuto anni d'oro e anni di flessione. Però avevamo personaggi riconoscibili, cioè a Bologna c'era Porelli o Cazzola, alla Fortitudo c'era Serragnoli, a Treviso c'era la famiglia Benetton. A Trieste c'era Stefano il prima e poi c'era Illy o altri personaggi, a Cantù c'erano gli allievi, a Varese c'erano i Bulgheroni, a Pesaro c'era la famiglia Scavolini e così via, a Montecatini c'era la famiglia Pananti, a Pistoia c'era la famiglia Carrara, potrei continuare all'infinito, a Reggio Calabria c'era il giudice Viola. Questo per dire che i club avevano questa base anche di sentimenti, no? Anche di legame forte col territorio, dove al di là, ripeto, dei ciclici momenti di alto o basso, di vittoria o sconfitta, c'era una base forte, direi proprio di cultura anche cestistica, no? Perché io credo che nei momenti, i Maggiò a Caserta, ovviamente non li vorrei dimenticare perché hanno fatto cose straordinarie. Quindi oggi viviamo in un mondo che va a una velocità quasi impazzita. Queste famiglie, chi più chi meno, sono un po' tutte allontanate, le risorse sono Certo. sempre minori e forse anche la pallacanestro come movimento ha perso un pochino del suo smalto, del suo spirito innovativo, che viceversa dal finire anni 60, tutti gli anni 70, tutti gli anni 80, tutti gli anni 90 aveva fatto abbastanza la differenza. Perché la pallacanestro in Italia, parliamoci chiaro, si è sempre trovata nelle condizioni di dover sfidare un colosso quasi inavvicinabile che è quello del calcio. Però aveva ottenuto questa posizione di secondo posto inavvicinabile, quindi è vero che il divario tra secondo e prima era altissimo, Certo. ma è anche vero che la forbice tra seconda e altri movimenti sportivi era molto ampio. Mentre adesso, se andiamo a vedere alcuni numeri degli spettatori, dei tesserati, insomma, ci sono delle discipline sportive che stanno incalzando. Direi di Credo sì. che la pallacanestro ha perso due cose, secondo me. Non per voler ora fare a tutti i costi il critico che da fuori o No, no, da ex, è un'analisi che è facciamo un'analisi. assolutamente Tanto serenamente. non ci sente nessuno, Sì, diciamo. esatto. Direi da un lato questa capacità di fare sistema, perché io mi ricordo perfettamente l'avvocato Porelli o addirittura Bogoncelli a Milano sostenevano in Lega, perché io in pantaloni corti, passami l'espressione, i primi tempi che ho frequentato gli uffici di via Aldo Moro a Bologna della Lega c'erano ancora questi personaggi. E quindi loro dicevano: in campo facciamoci la guerra, vinca il migliore, fuori dal campo però noi abbiamo la responsabilità di tenere alto il movimento italiano. Quindi fuori dal campo non ci facciamo la guerra, non solo non ci facciamo la guerra, ma lavoriamo tutti assieme, gomito a gomito, Come sistema, certo. per tenere su il sistema italiano. Questo da un lato. Dall'altro lato, questa fantasia, questa creatività, questa modernizzazione, capacità di innovare costantemente, non ci dimentichiamo che la pallacanestro in Italia ha portato le sponsorizzazioni, i playoff, i playout, cioè tante formule, voglio dire, super innovative, che a un certo momento, oggi, cioè voglio dire, non abbiamo avuto più questa propulsione, ecco, questa capacità Però di scusami innovare. Andrea, hai detto delle cose assolutamente logiche e stracondivisibili. Mi permetto di fare un piccolo appunto. Hai detto l'allontanamento di queste famiglie, di queste entità e l'avvicinamento di nuove, diciamo, entità.
Forse è anche cambiato il modo di leggere, passami il termine, lo sport dal punto di vista della società che vuole investire, che vuole avere un ritorno non solo economico, ma anche direi sociale e politico anche dal punto di vista proprio squisitamente territoriale. E quindi forse c'è stata una mancanza proprio di coesione del sistema che si è sfarinato. E non si è più legato come era invece qualche tempo fa al movimento proprio del sistema nazionale. Quindi c'è stata una dicotomia che ha fatto male piano piano, perché poi di fatto nelle scuole, come tu ben sai, ormai si gioca a pallavolo e non più a pallacanestro. Purtroppo sì, infatti il problema della penetrazione delle scuole è un altro grande problema, che poi va a impattare sui vivai, sui settori giovanili. Anche lì ci sarebbe da fare un ragionamento, perché la sentenza Bosman è vero che ha depauperato il capitale dei giocatori, quindi delle società. Prima ho parlato di Andrea Nicolai. Andrea Nicolai è stato il classico esempio di un ragazzo che è cresciuto in provincia, in un club, diciamo così, familiare, fatto in casa, senza offesa per nessuno, Certo. e attraverso poi la sua capitalizzazione, questo club è andato avanti molto bene per tanti anni. Però ecco, voglio dire, io ho sempre avuto questa visione dello sport professionistico, dove mi sono sempre, diciamo così, misurato, perché ho avuto la fortuna di lavorare solo in A1 e in A2. E quindi in quegli anni lì erano entrambe nella legge 91. Allora, lo sport professionistico a questi livelli è prima di tutto un'azienda. È vero che è un Esatto. club, è passione, è fede, è appartenenza al territorio, ma è un'azienda. L'azienda, nell'azienda, la parte più importante è la proprietà, cioè non c'è niente da fare. Quindi la base di tutto in una società sportiva professionistica è la proprietà, quindi il presidente o il rappresentante della proprietà, perché poi ci sono vari modelli. Sono società che appartengono a una famiglia, società che appartengono a 30-40 persone, però c'è sempre un rappresentante alla fine che, diciamo, fa sintesi e rappresenta proprio la proprietà. Quindi io anch'io, quando andavo nelle società, la prima preoccupazione che avevo era di dialogare bene con il presidente prima dell'accordo e fargli capire bene qual era la mia atteggiamento, attitudine e modalità operativa, per cercare poi di Di essere in sposarla. sintonia da questo punto di vista. Esatto. Quindi questi personaggi se ne sono andati, ripeto, per svariati motivi, forse anche ciclico, forse anche naturale, che dopo 1, 2, 3 decenni una famiglia si stanchi, oppure banalmente i margini di oggi non consentono più alle aziende di investire tali capitali nella pallacanestro, nello sport. Però ti ripeto, mi sembra, osservandolo da lontano, ma non troppo, se mi passi Sì, l'espressione, certo. che questo movimento sia entrato un po' in crisi, ecco, non solo da un punto di vista economico, dove ovviamente i capitali a disposizione, i flussi finanziari sono importantissimi nell'analisi di un movimento come quello della pallacanestro, però ripeto, tante volte vedo delle cose innovative, creative, che denotano comunque idee che vanno nella direzione giusta e che magari ti consentono anche in un momento di bassa marea, passami il termine, di Corretto. continuare a vivere bene e ad avere sempre attrattività, appeal e un certo livello, come posso dire, di riconoscenza, di credibilità e anche di seguito, insomma, per un movimento come quello della pallacanestro è fondamentale. Andrea, come valuti? Tra l'altro, proprio nel periodo in cui siamo stati, diciamo, noi around abbiamo preso una leggera pausa, ma neanche tanto, noi ormai da 4-5 anni seguiamo con frequenza, con puntualità, chiedo scusa, i campionati giovanili della FIBA, quindi continentali, e stiamo notando con grande stupore che il movimento femminile sta andando non bene, ma direi benissimo. E quello maschile, vabbè, tranne il bronzo molto ma molto positivo degli under 16 della settimana scorsa a Udine, il movimento femminile, tra l'altro fra poco l'under 16 di coach Giovanni Lucchesi scenderà in campo alle 9, incontrerà la Russia per la sua prima gara di cui è
è detentrice del titolo continentale. Come ti spieghi il fatto se, allora, abbiamo detto che nelle scuole effettivamente si gioca a pallacanestro, a volley, la visibilità della pallacanestro è sensibilmente ridotta, sono cambiate le logiche, però il movimento al femminile è in straordinaria crescita, abbiamo dei talenti molto ma molto forti. Come è possibile che non ci se ne accorge nessuno? Cioè, non siamo visibili, siamo invisibili. Come te la spieghi? Allora, questo è un ragionamento lungo che richiederebbe un grande approfondimento. Allora, intanto dico che siamo bravi con la tua sintesi storica. Sì, lo sport femminile sta spesso e ripetutamente salvando l'Italia, non solo nella pallacanestro. Esatto. Perché insomma, se analizziamo un po' i risultati sia delle Olimpiadi, dei Mondiali, degli Europei, di varie discipline sportive, ripeto, non solo a pallacanestro, parliamo per esempio del calcio, esatto, per non andare troppo lontani, vediamo che ultimamente, cioè, tutto sommato, le donne spesso salvano un po' così le missioni e i bilanci dello sport italiano da un punto di vista sportivo agonistico, no? Tornando alla pallacanestro, beh, effettivamente tu hai menzionato un tecnico che mi sembra di capire in questo momento fa abbastanza la differenza. Giovanni Lucchesi. E mi sembra di capire un personaggio un po' atipico, nel senso che lui vive questa cosa proprio come una missione. E quindi, insomma, io non ho la fortuna di conoscerlo benissimo direttamente, però tutti quelli che lo conoscono ne fanno sempre lodi sperticate, e quindi alla fine poi, insomma, i risultati parlano per lui. Ecco. Per quanto riguarda gli uomini, devo dire che, come dicevo prima, ci fu, dopo la sentenza Bosman, un po' questa tendenza a ridurre gli investimenti sui vivai, e questo, devo dire, è stato veramente un errore gravissimo, un errore strategico, perché al di là del fatto che ovviamente nel momento in cui il giocatore non è più capitale del club, tutto si ridimensiona, però... Qui poi bisognerebbe allacciarsi a un ragionamento che è quello delle quote anche dei campionati maggiori, con tutti questi americani. Esatto, io purtroppo ho una visione un po' tradizionale, un po' classica, ma che non deriva solamente, diciamo, dalla mia provenienza o dalla mia età anagrafica. Cioè, io faccio proprio un ragionamento di convenienza spicciola, concreta, e vedo che, come in queste piazze tutti erano affezionati a queste proprietà che ho menzionato, tutti avevano però anche giocatori simbolo. Cioè, Montecatini sul binomio Nicolai Boni ha vissuto 10 anni veramente eccezionali. Certo. Voglio dire, è inutile che ora faccia degli esempi, ma, cioè, io ho lavorato a Pesaro. Pesaro, se è un tifoso da Scaulino, fermi per la strada, mi dici 5 nomi, sicuramente sono Magnifico, ci sono Gracis, ci sono Costa, ci sono Zampolini. Zampolini, Domenico Zampolini. Dei, ovviamente, sono importanti anche loro. Però voglio dire, queste squadre avevano un'anima e un'identità, perché lavoravano con questo gruppo che, bene o male, rimaneva sempre lo stesso, con alcuni aggiustamenti anno per anno, e quindi anche gli allenatori potevano avere la possibilità di... Quindi io non lo so se da questo punto di vista è stato fatto uno sforzo, un ragionamento, un approfondimento, un'analisi seria per cercare, al di là di quelle che sono le regole, le leggi europee, extraeuropee, sì, che vanno bene, ci mancherebbe altro, però qui parliamo comunque di 16 club, se ci mettiamo dentro la 2 possiamo arrivare a 48 club, esatto, che potrebbero fare cartello una volta per tutte e cercare di, come posso dire, disegnare alcune piccole ma e semplici regole che però ridiano al movimento, voglio dire, riconoscibilità, ma anche identità, perché la parola chiave è proprio identità. Ora, a livello maschile effettivamente mancano da tempo i risultati, e lì secondo me il ragionamento è duplice, no? Abbiamo un po' abbandonato la figura dell'istruttore. Io prima ho ricordato Gianfranco Benvenuti l'ho visto allenare per diversi anni, era un uomo che anche in prima squadra lavorava costantemente per il miglioramento tecnico degli allenatori. Un altro allenatore con il quale ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare è Tonino Zorzi,
Cioè, questi qui erano maestri, ora ne potrei, voglio dire, menzionare 20. Ma prima 50. Avevi citato Tracuzzi, Vittorio Tracuzzi. Cioè, esatto. Stiamo parlando di grandi allenatori. Sì, ma parliamo di Valerio Bianchini, di Pentassuglia, di Sandro Gamba, ne possiamo dire quanti ne vogliamo. Però, voglio dire, c'era questa cultura del miglioramento costante anche tecnicamente. Del cioè, lavoro in palestra, esatto. Lavoro in palestra dove io ho visto Tonino Zorzi con i miei occhi lavorare al mattino da senior assistant con Petteri Coponen e Pete Langford, che noi avevamo da giovanissimi, e lui si metteva lì con la sua maestria, la sua saggezza, ma la sua competenza tecnica, e li allenava sui fondamentali tutte le mattine. Coponen e Langford non mi sembra che poi abbiano fatto una brutta carriera. Ma proprio per niente. Quindi, da un lato manca questo sfogo per il ragazzo che inizia, perché poi dopo, parliamoci chiaro, ci vuole sempre un movimento di alto livello che attrae e dà forti motivazioni al ragazzo che deve andare in palestra tutti i giorni a lavorare, a sudare, a impegnarsi, a farsi il mazzo, se vogliamo dire cose come stanno, sì, esattamente, per migliorare. Però se tu prendi una squadra di Serie A media e dove vedi che i quattro italiani che vanno al referto, due non entrano mai, uno gioca 3 minuti, l'altro ne gioca 15. Ora io non voglio banalizzare, perché poi ci sono realtà come Sassari, per fortuna, e come altre che danno spazio agli italiani. L'Armani stessa, mi sembra, quest'anno insomma ha preso un giocatore come Moraschini, speriamo che lo valorizzi. Ma anche Venezia, cioè, è un mio ex, Venezia. L'ho avuto alla Virtus, Venezia stessa. Però ecco, voglio dire, cioè mancano questi due elementi, no? Un po' la figura dell'istruttore che è stata un pochino come messa nell'angolo, sia nei settori giovanili ma anche nelle prime squadre, dove invece secondo me ci sarebbe tanto bisogno di lavorare costantemente sui fondamentali per creare una cultura nei giocatori di costante miglioramento, di autoesigenza continua. Perché è vero che oggi sono tutti atleti, saltano, corrono, eccetera, eccetera, però il miglioramento tecnico secondo me è la vera chiave per creare un humus nelle squadre che porti veramente l'asticella a essere alzata costantemente, giorno dopo giorno. Quindi dall'altro lato, più istruttori, più maestri di fondamentali di tecnica, dall'altro lato più sbocco in alto per dare ai ragazzi meritevoli, che se lo meritano e ci arrivano attraverso il duro lavoro e il sacrificio, questa valvola di sfogo per poter giocare da protagonisti nelle squadre italiane. È un ragionamento molto, molto complesso, però secondo me andrebbe affrontato da questo punto, da questo duplice punto di vista. Sei stato invece, direi, quasi esegetico nella tua ricostruzione. Ti ringrazio, perché non era facile, effettivamente. Chiudo con un'ultima sintesi, con un'ultima domanda. Usciamo un po' via dalle magagne del perché ci siamo un po' impantanati, anche se recentemente ho la sensazione che non siamo riusciti, ho la sensazione che sia la Lega sia questa federazione non abbiano colto questo treno del 3 contro 3 che sta rilanciando sui giovani, per i giovani. Vedo, sì, ci sono delle iniziative, per l'amor del cielo, anche la stessa FIP, però è un qualcosa sempre di molto timido. Io passo sempre da un concetto molto semplice. Fra pochi giorni cominceranno i mondiali di pallacanestro senior maschili, e purtroppo si potrà vedere solo chi ha un abbonamento a pagamento, mentre tutte le altre nazionali, anche il rugby finalmente si è riconvertito a questa logica e cerca di farsi vedere in chiaro da più persone possibili. Ma al di là di questo, che è una mia singolare battaglia, dammi il tuo parere su cosa potranno fare, se è possibile, se vuoi. Guarda, io credo che la pallacanestro abbia un grande futuro davanti a sé se riuscirà a recuperare, come dicevo all'inizio, questa vena un po' così sbarazzina di coraggio, di innovazione, di voglia un po' di stupire e di sbalordire, che inevitabilmente, come secondo movimento, se tutto va bene, della tua nazione, devi avere un pochino nel tuo DNA. Perché il calcio
che ha anch'esso vissuto momenti di alti, di bassi. Ora la Serie A sembra tornata più attrattiva perché ha dei campioni, insomma, di primissimo livello. La presenza negli stadi sembra che stia un pochino tornando a salire, anche se non siamo ancora a grandi livelli, però insomma certe proprietà di club importanti sembrano in fase di assestamento. Però dico, la pallacanestro ha sempre avuto questa grandissima capacità di stupire, di creare cose nuove, Di meravigliare, di giusto? meravigliare e di anticipare i tempi, quindi di Esatto. rivoluzionare. Io non ho detto a caso Vittorio Trakuzzi, al di là del fatto che insomma parlavamo di Messina e quindi l'aggancio è stato giusto e opportuno, però ecco Vittorio Trakuzzi, che io non ho conosciuto per motivi anagrafici, però ho conosciuto molte persone che hanno avuto a che fare con lui, me l'hanno parlato tutti come un visionario, no? Come una persona che era tantissimi anni avanti e che riusciva sempre a essere molto più in là, voglio dire, di quello che stava succedendo. Quindi essere un precursore, un innovatore. Noi dobbiamo, come dico noi, perché cioè, con il cuore mi sento ancora a tutti gli effetti dentro questa grande Legato, famiglia, è certo. dobbiamo risvegliare nelle società, nei presidenti, negli allenatori, questa veramente voglia di appartenere con grande orgoglio e grande senso di identità a questo movimento. E Vero. quindi riportare questa passione nelle palestre, quindi tornare. Io negli ultimi anni da general manager ti confesso che spesso ero molto più arrabbiato con gli allenatori del settore giovanile che con quelli della prima squadra, Ah, perché vedi. vedevo, no, ma senza ora Sì, no, ma senza fare rossi, no. riferimenti, però vedevo troppo tatticismo, vedevo zone miste a 13-14 anni e questo qui non va bene. Ora anche qui entreremmo in un ragionamento un po' lungo, un po' complesso, però bisogna tornare alla scuola tecnica italiana che ha espresso maestri con la M maiuscola davanti ai quali ancora oggi io mi metto sugli attenti, alcuni li ho citati, alcuni purtroppo no. Però insomma abbiamo capito, Taurisano, Gamba, Bianchini, Primo, Certo, insomma. Rubini, cioè questi sono stati veramente Zorzi, benvenuti, Stelle stelle polari alle polari, e quindi quali. rimettere anche il ruolo dell'allenatore al centro di un meccanismo dove veramente il miglioramento della tecnica e quindi di questa scuola italiana deve tornare fuori. E fare proseliti da un lato, dall'altro lato chi conduce l'organizzazione deve un pochino uscire, secondo me, da degli stereotipi dove ci siamo un po' limitati a vivacchiare ultimamente e tornare a produrre idee nuove, idee innovative e situazioni che creino di nuovo entusiasmo e veramente senso di appartenenza e di identità fortissimo, perché poi la pallacanestro italiana, secondo me, a tutti i numeri e a tutte le possibilità di tornare a primeggiare in Europa come ha fatto del resto per 3-4 decenni consecutivi. Io ti ringrazio Andrea, sei stato gentile, esaustivo, tassonomico e preciso, come ero certo che tu fossi. Ti ringrazio ancora tanto e da parte del direttore di Oran.net, appunto Fabrizio Noto, io ti ringrazio e speriamo, chi lo sa, fra qualche tempo di farci una nuova chiacchieratina in cui potremo dire, beh, allora forse quel giorno abbiamo cominciato molto, molto modestamente a lanciare Semino. Un semino e che poi piano piano una piantina è saltata fuori. Bene. Grazie mille Andrea, Grazie a tante te cose, tanti Fabrizio, un auguri. saluto a tutti gli appassionati di All Around. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima.